Bene. Bene, grazie Elisa per l'introduzione, grazie naturalmente per l'invito ad essere qui oggi, che mi vede nella mia diciamo duplice veste sia di consigliere di amministrazione di AES, quindi chi ci ospita in questo luogo e organizza la settimana della Via Architettura, che di consulente di CNA nazionale. E già diceva Elisa, mi è stato chiesto di parlare della legge urbanistica dal punto di vista giuridico. Io ho pensato non tanto di soffermarmi sui singoli istituti, che ormai credo iniziano ad essere conosciuti, ma più che altro su quella che è la filosofia generale della legge, che magari può aiutarci anche a comprendere e forse ad interpretare alcuni degli istituti della legge stessa. Io vi dico subito in premessa che credo che questa legge, al netto della formulazione di alcuni articoli, di alcuni istituti, che naturalmente, come si dice sempre, poteva essere fatta meglio, poteva essere più chiara, eccetera, però al netto di questo sia una legge estremamente positiva e soprattutto sia una legge che ci torni a conciliare con la cosiddetta bella urbanistica. Cioè una legge che si pone un obiettivo molto alto, che è quello del contribuire a dare una risposta, per quello che riguarda il territorio emiliano-romagnolo, alle sfide più acute, più cogenti che caratterizzano il nostro tempo. Io, diciamo, quando si fanno questi ragionamenti, penso sempre, mi metto sempre nei panni di un alieno, un ipotetico alieno, che guarda la nostra terra dal di fuori e si chieda se quegli organismi a base carbonio, come siamo noi, siano o no destinati ad una prossima estinzione. Ecco, e se mi metto appunto nei panni dell'alieno, penso che la risposta potrebbe essere di natura positiva. Perché vi dico questo? Sempre pensando a questo alieno, immaginate che la nostra terra, citando la famosa metafora di Kenneth Boulding, non sia altro che un puntino, un'astronave, una nave che gira nello spazio e può contare o sugli apporti energetici che arrivano dall'esterno, il sole, che ci sia altro, o su quel poco che ha nella stiva. Ma attenzione, che se continua a consumare quello che ha nella stiva, a un certo punto arriverà e la troverà vuota, la troverà appunto consumata. C'è appunto una... per indicare questi concetti, perché spesso magari i numeri non sono sufficienti, si usano metafore più o meno colorite. Una di quelle più famose è quella dell'impronta ecologica, elaborata da uno svizzero, da Wackernagel, ormai alcuni anni fa, che ci dice che ciascuno di noi avrebbe a disposizione circa 2 ettari di superficie della terra. Cioè prendete tutta la superficie produttiva della terra, la dividete per il numero di abitanti, viene fuori circa 2 ettari, che potrebbero essere sufficienti in realtà per una vita abbastanza comoda. Il problema è che attualmente, mentre stiamo parlando, tutti gli uomini sommati assieme consumano quasi 2 terre, quindi quasi il doppio, poco meno, possiamo per usare il numero, tanto il doppio di quello che la terra ci mette a disposizione. Ogni italiano consuma, cioè avrebbe bisogno per le proprie necessità di circa 4 ettari, quindi il doppio di quei 2 che abbiamo. Naturalmente c'è chi fa molto peggio, gli Stati Uniti, gli abitanti degli Stati Uniti avrebbero bisogno a ciascuno di quasi 10 ettari. Fra l'altro questo è un problema non solo di natura ambientale ed energetica, è anche un problema dal punto di vista etico, perché le nazioni del Centro Africa hanno un'impronta ecologica pro capite di circa 0,1 ettari, quindi non credo ci siano bisogno di grandi commenti per cogliere questa grandissima disparità. Un'altra di queste metafore spesso utilizzate è quella dell'overshoot day, cioè il giorno nel quale noi finiamo le risorse, giorno dell'anno in cui finiamo le risorse che ci sono messe a disposizione. Bene, fino al 1969-70 le risorse della terra erano sufficienti. Rispetto a quello che era lo stile di vita che aveva la popolazione planetaria, fino al 1970 quei 2 ettari erano sufficienti. Poi dal 1971 in poi abbiamo iniziato ad avere un overshoot day che man mano si avvicinava. Per darvi qualche date che magari, insomma, basate sulle nostre vite, così magari ce ne rendiamo un attimino più conto. L'anno in cui io sono nato, l'overshoot day è caduto il 27 novembre. L'anno in cui mi sono diplomato, ho preso la maturità, è caduto il 13 ottobre. L'anno in cui invece ho preso la mia prima laurea è caduto il 23 settembre. Quando è nato mio figlio era il 2 settembre. L'anno scorso era il 27 luglio.
passato molto tempo, tuo figlio è grande. Ah, io insomma ho poco più di 40 anni. Avete capito bene? Faccio come le signore che non dice esattamente l'età. Però credo abbiate tutti capito con quale progressione la popolazione mondiale ha via via consumato le risorse, sempre più risorse di che erano in quella famosa stima. La domanda a questo punto è pressappoco retorica. Possiamo continuare così? Evidentemente no. La regione Emilia-Romagna ha cercato di dare il proprio contributo per rispondere a questa sfida. E lo ha fatto con una legge, la legge 24 del 2017, la nuova legge urbanistica, che quantomeno ha l'ambizione di andare a lavorare su due grandi matrici di quelle che gli uomini stanno consumando, il suolo e l'energia. Sulla prima, cosa ha deciso di fare? Allora, il meccanismo, io adesso vi dovrei citare gli articoli 5 e 6 della legge, l'articolo 3, diciamolo così, la legge fondamentalmente dà un compito a tutti i comuni, che è quello di individuare il perimetro dei propri territori urbani, territori urbanizzati, e dire fuori da questo perimetro, una volta che tu l'hai individuato, hai fotografato il tuo perimetro, fuori da questo tu non puoi più costruire, tu non puoi più consumare suolo al di fuori di questo perimetro, se non per motivatissime e nobilissime esigenze, tipo se devi fare delle opere pubbliche, se si devono insediare delle aziende di natura strategica, puoi fare anche un po' di residenza, ma esclusivamente quella residenza collegata o all'edilizia residenziale sociale o all'essere la chiave di attivazione di interventi di rigenerazione urbana, su cui arrivo fra un attimo. E comunque sia, queste piccole eccezioni, che comunque puoi fare fuori dal territorio urbanizzato, non devono superare un tetto quantitativo, che è quello del 3% di quel territorio urbanizzato stesso. Quindi, da questo punto di vista, una norma estremamente severa, e vi posso garantire che delle 21 leggi regionali, perché, fra parentesi, il legislatore nazionale ancora non è riuscito a trovare le condizioni per fare una legge su un tema così importante, ma speriamo, non mi risulta che neanche sia l'agenda, nell'agenda politica nazionale di questi giorni, comunque chiusa quella parentesi, in compenso tutte le regioni, dico 21 perché Trentino e Alto Adige contano ovviamente per due da questo punto di vista, dicevo, tutte le regioni si sono fatte una propria legge che più o meno tocchi i temi del consumo di suolo. Bene, non ce n'è nessuna che sia stata così rigorosa e così ambientalmente orientata come appunto quella della Emilia Romagna. Ma naturalmente non basta dire, anzi sarebbe un tavolo che si regge su una gamba sola, non basta dire non costruiamo più al di fuori del territorio urbanizzato. Certo, intanto risparmiamo suolo, evitiamo di continuare a consumare suolo. Fra l'altro il suolo è una risorsa importantissima non solo dal punto di vista alimentare, come tutti ci possiamo intuitivamente immaginare, è importantissima anche per quello che riguarda il drenaggio delle acque. Gli eventi degli ultimi giorni ce lo stanno a ricordare come monito, ma è importantissima anche per tutti i servizi ecosistemici che va a fornire, dal ciclo del carbonio al ciclo dell'azoto, alla biodiversità, insomma tutta un'altra serie di temi, per cui adesso in via breve diciamo che comunque il suolo è molto più importante di quello che magari a primo avviso di prima battuta si potrebbe pensare. Dicevo, quindi non basta solamente dire che non si consuma più suolo. L'altro grande pilastro su cui si regge questa legge è la rigenerazione urbana. Quindi torniamo a guardare quel perimetro di territorio urbanizzato che abbiamo individuato, e non solo diciamo che non si costruisce più al di fuori, ma la legge ci dice guardati all'interno, vai ad individuare tutte quelle porzioni di territorio urbanizzato che non hanno dei requisiti di qualità edilizia, abitativa, urbanistica adeguati, e intervieni su questi, anche perché evidentemente c'è, non ce lo nascondiamo, un pezzo di tessuto economico, di tessuto produttivo, di aziende, di professionisti che lavorano su quella che è l'edilizia. Non è che naturalmente possiamo dire non costruisci più al di fuori del territorio urbanizzato e quel pezzo di mondo economico che cosa fa? C'è tantissimo da fare su quello che riguarda l'urbanizzato. Vi cito anche in questo caso un paio di numeri. Il consumo energetico medio del patrimonio edilizio italiano
adesso qui le stime divergono un po', però è tra i 170 e i 180 kilowattora al metro quadro all'anno. Cioè possiamo dire che il patrimonio edilizio italiano è mediamente fra una classe F e una classe G. Sapete che una classe A, che oggi viene costruita come standard, ha un consumo che invece viaggia sui 15-20 kWh al metro quadro all'anno, cioè ancora meno di un ordine di grandezza più basso di quello che è il consumo medio italiano. Quindi già qui, in questi numeri, è già declinata la sfida. Dobbiamo lavorare per far sì che quel numero, che quel consumo energetico medio del nostro patrimonio edilizio diminuisca, e diminuisca anche di molto. E gli strumenti per farlo li abbiamo assolutamente. La legge 24 individua tre grandi filoni di intervento, che sono, qui cito l'articolo 7,4, sono la qualificazione edilizia, che si va ad attuare con gli interventi diretti, la ristrutturazione urbanistica col permesso di costruire convenzionato e infine gli interventi di addensamento e sostituzione urbana con gli accordi operativi. Naturalmente li ho messi in crescendo di invasività sul tessuto urbanistico. Pensate che già solo gli interventi di qualificazione edilizia potrebbero, attuati su larga scala, aiutarci a diminuire enormemente quel consumo energetico che attualmente hanno le nostre città. Lo si chiama, forse un po' ampollosamente, però insomma iniziamo ad usare il termine, come metabolismo urbano, quindi a diminuire fortemente quell'input di energia che serve per alimentare i nostri tessuti urbani. Sempre per darvi un paio di numeri, ma non per spaventarci, ma per avere gli ordini di grandezza, l'Italia consuma tutti gli anni all'incirca 1600 terawattora di energia, tutto sommato assieme, tera 10 alla dodicesima, ok, con un 1600 davanti. Di questi, circa poco meno di un quarto sono i consumi energetici domestici, quindi sono il riscaldamento e il raffrescamento. Facendo una piccola parentesi, i consumi di corrente elettrica, di energia elettrica domestica, sono enormemente aumentati negli ultimi 20 anni a causa del condizionamento estivo, che attualmente è all'incirca il 60% di tutti i consumi elettrici che abbiamo in Italia. Quindi ancora adesso credo ci ricordiamo dei nostri genitori: uscendo dalla stanza spegni la luce. Ecco, forse bisognerebbe dire tieni l'aria condizionata spenta, perché lì davvero in questo momento la grande domanda energetica che ha nei nostri edifici. Bene, ma al di là di questo, capite che se è così tanto il consumo energetico del nostro patrimonio edilizio, davvero possiamo fare molto lavorando su questo fronte per andare a diminuire la nostra impronta ecologica o per evitare che continui ad accorciarsi l'overshoot day che vi dicevo prima. E da questo punto di vista, li cito, visto che siamo ospiti qui, uno dei progetti da questo punto di vista più interessanti lo sta mettendo in campo il CNA, non naturalmente solo il CNA, anche altri, andando a sfruttare quel 65% di detrazioni fiscali che abbiamo sugli interventi di riqualificazione energetica, facendo che cosa? Associandogli la famosa cessione del credito. Cioè, già è moltissimo pensare che abbiamo un 65% di detrazione fiscale su capotti, infissi, caldaie, eccetera. Però il problema è che quando si va dal cittadino, dal cliente, dal committente, insomma a seconda del ruolo che abbiamo, comunque bisogna chiedergli di anticipare quelle risorse. Ecco, tramite il meccanismo della cessione del credito si riesce a ridurre questo anticipo a cifre davvero, davvero molto, molto contenute. Così come uno dei lavori che stiamo facendo come AES, quindi come Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, è proprio quello sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che speriamo in futuro anche nei confronti dei privati, questo lavoro di facilitazione. Cioè la domanda che ci stiamo facendo è: ma è possibile che abbiamo e le detrazioni fiscali e il conto termico? Cioè pensate che il conto termico del GSE c'è già da qualche anno, non c'è mai stato anno che sia stato utilizzato tutto.
Cioè restano, tra, le dico così, restano lì dei soldi. Ci sono dei cittadini, delle amministrazioni, delle aziende che non usano fino in fondo i soldi che ci sono a disposizione per poter efficientare il proprio patrimonio edilizio. Questo è talmente urgente questo bisogno, e pensare che ci sono delle risorse che restano lì, che ci ha portato a fare una domanda. Evidentemente c'è qualcosa che non matcha, c'è qualcosa che non si incastra fra i cittadini. Cioè, com'è possibile che abbiamo un'ondata di opinione pubblica che finalmente è così sensibile ai temi ambientali, al consumo di suolo, alle questioni energetiche, e non partano invece a raffica una marea di interventi di riqualificazione edilizia con queste leve finanziarie che abbiamo a disposizione? Ecco, evidentemente c'è bisogno, cioè evidentemente la risposta che ci siamo dato potrebbe anche essere una diversa, però la risposta che ci stiamo dando è che forse c'è proprio bisogno di questo lavoro di facilitazione per andare a far incontrare questi strumenti con i cittadini, magari passando anche alla categoria degli amministratori di condominio, i tecnici, le imprese, ecco. Quindi cercare di fare un lavoro per incrociare la domanda dei cittadini rispetto all'offerta di leva finanziaria che attualmente è a disposizione. Ecco, insomma, spero di aver, come dire, fornito un quadro generale di quella che è la legge, e ancora di più di quello che stiamo nel nostro piccolo cercando di mettere in campo come CNA, come AES, non naturalmente soli, insieme a tanti altri, per far sì che magari quell'alieno al prossimo giro che fa dica: beh, dai, forse non si andranno a distinguere così in fretta come mi era sembrato dal giro che avevo fatto l'altro giorno.